Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale, qui con voi Velox, e oggi siamo di nuovo qui su MV3 e siamo tornati perché mi avete proposto delle armi, tante armi buggate dei vecchi COD, e ho deciso di portarvene una in questo episodio. Un'arma che è situata proprio su MV3, ovvero il PP90 di MV3. Una mitraglietta che, se dovessi, ecco, descrivervi, diciamo, paragonandola a un'arma attuale, sarebbe un Vesper, uno Spitfire, una di quelle mitragliette con un rato di fuoco stellare, che però chiaramente da media distanza già inizia a diventare inutilizzabile. Diciamo che è stata quasi l'antenata, ecco, delle attuali Vesper, Spitfire, avete capito, no? Una di quelle armi là. Io la sto utilizzando qua con fuoco rapido. Diciamo che utilizzata senza fuoco rapido, magari con un silenziatore, poteva risultare anche più... No ragazzi, ma che cazzo, deve risultare anche un po' più utilizzabile in situazioni più normali. Però, visto che stiamo facendo i maiali, ho deciso di farlo per bene. Nel senso, ci mettiamo anche fuoco rapido, no? Ok, va bene, va benissimo. Ok, va bene. Non ho tregua, non ho tregua. Abbiamo visto che stiamo facendo i maiali con un'arma buggata. Lo facciamo nel modo più maialesco possibile, no? Oddio, lagga tantissimo. Mio Dio, non ho tregua in questa partita, oh. Ma chi sono sti qua che parlano, maledetti? Ma Dio, ma quanto lagga? Cazzo sta succedendo? Abbiamo tutti i quattro attacchi, ma lagga in una maniera... Vabbè ragazzi, dai, di cosa stiamo parlando? Comunque era veramente adorabile quest'arma, nel senso... Io mi ho fatto... Cioè, ma boh, vi ho fatto il paragone con lo Spitfire e Vesper e starmi qua, ma non era in realtà all'epoca considerata in quel modo, nel senso... Cioè sì, spara straveloce, ricorda molto quelle armi per questo motivo, ma di fatto non era vista così a quell'epoca. Cioè, all'epoca di MV3 quest'arma veniva tranquillamente utilizzata dalle persone. Cioè non era vista come un'arma da un metro da utilizzare in distanze proprio straravvicinate. Cioè la si utilizzava anche in situazioni più aperte, insomma. Non era proprio, capito, una mitraglietta da metro. Non so se avete capito cosa intendo dire. È che in questo caso, come la sto utilizzando io, con fuoco rapido, chiaramente... Sta diventando incredibile questa situazione però, cioè... Ma è un nemico, non si capisce un cazzo. Cioè lagga in una maniera indecente. Vaffanculo, io me ne esco da sta lobby di merda. Ero in specialista, devo morire perché si blocca ogni secondo. Non ho manco riconosciuto un nemico perché è tutto così frame laggante. E mi ributta qui dentro. E io esco di nuovo. E mi ributta qui dentro. E io riquitto. E mi ributta dentro. E io riquitto ancora. Ok, fanculo deathmatch, sono andato in DCT, visto che il gioco si ostina a buttarmi lì dentro. Stavo dicendo comunque che quest'arma ricorda molto... Ok, appena iniziata godo, ricorda tantissimo quell'arma, per quanto riguarda, cioè quella tipologia di armi per quanto riguarda il rato di fuoco, eccetera. Però in realtà non è proprio così, perché all'epoca quest'arma la si utilizzava anche in situazioni normali. C'era una mitraglietta che la gente utilizzava normalmente, cioè invece il Vesper e cose così non è che uno lo... Non sono armi normali, cioè sono un po' anormali, non so se capite cosa intendo dire. Soprattutto quest'arma la si utilizzava con cose tipo silenziatore, insomma, fuoco rapido come la sto utilizzando io ora, era proprio la roba da più vergini. Cioè, se volevi fare l'infame te la mettevi, capite cosa intendo, no? Cioè, se volevi shottare la gente... Mi piazza le... Mi ha piazzato una claymore davanti, sto sfigatone. Ok, specialist. Ok, più di gente qui, eh. Minchia ragazzi, sento una marea di pazzi e mi sto cagando addosso. Sono un po' in serie, c'è lo specialista, vorrei... Ah, vorrei provare a entrare qui dentro di nuovo. Minchia ragazzi, shotta tantissimo sta roba. Sto probabilmente per morire. Oh mio Dio. Porca troia, ero 17 di fila. Mi è spawnato lì a fianco. Mamma che partita stavano facendo, raga. Mamma mia. Ma quanto mi stavano pushando questi qua? Erano imbestialiti, raga. Imbestialiti proprio. Ma immaginate se si è fatto la mob così. Vaffanculo. Comunque sono un sacco di cecchini, però non tutti, sfortunatamente, perché quello che mi ha ucciso non era un cecchino. Che cazzo devo fare così? Era veramente uno sgrassatore comunque, d'altri tempi. Questo non gli è entrato un colpo, bella connessione, avevo tutti un'attacca. Era proprio uno sgrassatore di altri tempi, si percepisce comunque. Proprio il feeling è veramente quello delle classiche armi che tirano un colpo con un rato di fuoco altissimo. Cioè vedi la gente, in 2 secondi l'hai uccisa. Gli mangi tutti i colpi. Mamma mia. Sono messi tutte le armi, raga. Rimanemi sta lobby dopo, così dopo ci divertiamo. Vi ripeto, dubito di riuscire a fare una mob con quest'arma, perché comunque non è un'arma... Che cazzo mi sta sponchillando? Non è un'arma proprio da mob questa qua, secondo me, perché...
È come un po' come provare a fare una mob con un Vesper, capito? Cioè, ce la puoi fare ovviamente, però non è proprio un'arma, un'arma adattissima, ecco. Quindi sarebbe molto complicato farcela. Dovresti avere molta molta fortuna in una situazione simile a quella che abbiamo appena visto. Però con 400 persone che mi aggrediscono da vicino, allora gli do un colpo a testa e me li mangio. Vaffanculo. No, no, ma io avevo rilanciato la granata. Ho ucciso uno rilanciando la granata a caso, raga, non so cosa è successo. L'ho rilanciata, veramente, allora. Questa è la kill bruttissima, guardate. Ho tirato la mia qua, io ho rilanciato la sua per sbaglio, ho preso... Ok, bella parità comunque, molto carina, dai, molto molto carina. Peccato per la serie da 17, poteva diventare una cazzo di mob, però. È andata male, vabbè, ne facciamo un'altra, ragazzi, non c'è problema. Magari una mappa un po' più aperta, cioè, sempre chiusa, però un po' più grande, potrebbe permettermi di... Ok, queste due non vanno bene. Ok, raga, ho give upato quella mappa di merda di Village, perché non è proprio il caso, assolutamente. Siamo piuttosto qui su Arkaden. Oh my god, Arkaden è buona per giocare con quest'arma, è carina, nel senso, è una mappa bella chiusa. Però, sapete quando quest'arma dà il meglio? Un po' come tutte le armi di MV3 quando prendi specialista. Però con questa è ancora meglio. Sapete perché? Perché sblocchi tutti i perk dell'arma che la rendono ancora più controllabile, la rendono il top proprio. Inoltre diventi straveloce per via dei perk, e tu già sei veloce con quest'arma. Con tutti i perk diventi una setta. Veramente diventi Superman con specialista con quest'arma. Non sto scherzando. Quindi avete visto anche prima quando l'ho presa, devo dire. Non è una cosa che mi sto inventando. Vediamo se riusciamo a prenderlo di nuovo anche sta partita. Sarebbe veramente una cosa molto gradita. Anche se la vedo molto difficile perché... Non lo so perché non... C'è un tipo lì in fondo, ma alla CR, prima di challengerlo con quest'arma, scappo. Ok, sono saliti tutti qui. Faccio una bella doppia easy ora. Ok, ok, via da qui perché c'è troppa gente. Pigliamo questo. Siamo molto attenti perché lo sappiamo, no? C'è assassino sto gioco che è stradiffuso, quindi non bisogna mai essere tranquilli. Ok, questo non ha capito che se sta fermo così a mirare con quest'arma lo mangio. Cioè nemmeno fa tempo a vedermi che già l'ho ucciso. Abbiamo quasi specialista. Ultima kill prima di sbloccarlo. Ultima killozza. Però che ho un po' di paura, vi dico la verità. Sta salendo. Ok, ce l'abbiamo. Oh, ma gli alleati down, ma gli è passato davanti. Se ne sono andati tutti, ma perché? Meno male che non sono morto, cazzo. Appena preso specialista avrei rosicato un botto. Che sbatti però, io non ne posso più. Fatemi giocare in pace. Ok raga, mamma mia, speriamo che questa partita sia giocabile. Perché cioè, analizzate la mia giornata su MV3 oggi. Prima partita, faccio una streak carina, inizio partita, laggavo in una maniera vergognosa, mi ammazzano. Seconda partita, qua in questa mappa qua in TCT, vado stra in serie, vabbè, stra movimentata come partita, quindi ci sta a essere morto. Ero comunque 18 di fila e mi ammazzano. Terza partita... No vabbè, non è possibile, è un incubo. Terza partita, vado in stra in serie, probabile nuke in arrivo, mi butta fuori dalla partita. Cosa devo fare se non piangere? Laga troppo comunque sta lobby, cioè ho già capito come andrà a finire. Ho già capito, mi hitta, guarda, mi hitta, nemmeno mi sta guardando, cioè. Pezzi di merda. Specialista subito, specialista ogni partita, ma... Oggi non è giornata da mob. Cioè, lagga troppo. Ti prego, gioco, basta farmi laggare ogni partita. Cioè... Non so che fare. Ogni partita è peggio, cioè. Cioè, capita sempre qualcosa. Ci sto veramente... Sto dando l'anima, raga, per riuscire a... Guarda, ma mi giuro, mi sta spostando da solo. Gli ho dato un colpo a questo qua. Io non so che fare. Sono tre tacche sta parita. Lagga. Siamo... Quanto siamo? 12-0. Neanche lo riesco a vedere. Cambio zona. Posso soltanto far questo, raga, sta partita. Morto, 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 morto. Lo sapevo, guarda questo. Ma come si fa a giocare così? Cioè, MV3 è pieno di gente del genere. Ma come cazzo è possibile che giochino tutti così male? Messo in mezzo all'erba a fare cosa? Con il termico, cioè. Cazzo di maledetto. Ok, ok. Doveva essere un video in cui giocavo con quest'arma. Un video tranquillo, rilassante, divertente. Invece è stata una bestemmia continua. Di nuovo in serie, ma non potrò mai fare una streak decente in queste condizioni, cioè. Vabbè, ma io sto prefirando andando tipo a... Come si può dire? Cioè, so che lui è lì, quindi esco già sparando. Devo andare via da qui, me ne vado da qui. Oh merda, ma c'è un tipo sopra. Non smetterà mai di lagare sta partita, io l'ho già capito. No, vabbè, siamo a un livello troppo alto. Io me ne vado da qui, tanto siamo morti. Io non ci vado più lì. No, 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 c'è ancora quel coglione col mitraglione. Non ci posso credere.
Ragazzi miei, voglio ammazzarmi, posso farlo? Mi autorizzate a farlo in un video? È ai limiti dell'irreale quello che sta succedendo oggi. E mi ha fatto apposta per farmi incazzare. Ma non cambia manco l'osso. Questo con le armi a chimo, grandi ragazzi. Sempre sul pezzo. Questa era tipo partita. Se non avesse laggato da mob 100%. Cioè proprio, sapete cosa vuol dire 100%? Se non avesse laggato, se non fosse popolato da questa gente di merda rompicoglioni che rovinano i videogiochi. Cioè guardate questo lo stesso, raga. Ma uno per poter giocare a questo gioco dovrebbe guardare ogni angolo. No, veramente non capisco. Ma cosa è successo alla gente? Non era così prima. Guarda, ancora qui, ancora qui, ancora qui sei. E niente, poteva essere un bel video con tanto di mob. Poteva essere. Oddio, ho deciso di punirmi oggi. Questo spona perché è leso, guarda. Sei leso, lo so. Lo so che sei leso e vuoi spawnare qui. Conosco i miei polli. Letteralmente non aperto, ve li ho rotti dall'inizio alla fine. Doveva scapparci di una doppia mob a momenti, cazzo. Posso ricaricare? Oh, raga, ma siamo... Raga, ma... Mi credete se vi dico che mi sta raccogliendo le armi da solo da quanto sta laggando? Non sto scherzando. Mi sta raccogliendo le armi da solo. Raccolto un ICR, non dovevo prenderlo. Me l'ha preso da solo. Ok. Grande. Ah, ragazzi, minchia. Non mi sono mai triggerato così tanto in un video. Cioè, per un video. Non sto scherzando. Sono proprio nerissimo dall'incazzo in questo momento. E ce l'ho con tutti. Con la merda di lobby che lagga. Questi stronzi che ho contro, che sono dei pezzenti. Tutto con il mondo ce l'ho, raga. Ce l'ho con il mondo. Questo era un video veramente figo. Sarebbe stato veramente un... Non so. Video con più mob nello stesso video. E invece nulla. Tra questi che c'è, questi spawnano. No, vabbè, ragazzi. Cioè. Alzo le mani a Q-Ball. Alzo le mani a Q-Ball. Perché lui, questo qua, è capace di divertirsi nel 2019 giocando così su MW3. Capite quanto puoi essere creativo mentalmente, proprio libero con lo spirito per riuscire a divertirti così tanto nel 2019 comprando su MW3 con il termico. Ragazzi, vabbè, il video era comunque per mostrare l'arma. È stato un po' triggering questo video. Spero comunque abbiate apprezzato. Siamo andati molto vicino alla mob più volte, ma ahimè, oggi non sono stato in grado. Ci becchiamo alla prossima. Bella.